La prima parte del video, che vedrete tra poco, ha avuto un po' di problemi perché ci sono stati dei disagi nella connessione, quindi è stata tagliata in maniera tale da vedere il video del giorno della memoria dall'inizio alla fine senza questa parte. Per questo motivo ho aggiunto questo video oggi. E quello che vedrete è ciò che è stato fatto il 27 di gennaio, la sera alle 8 di sera, alla presenza di testimonianze e alla presenza del professor Maurice Romani, che è nato a Bengasi, è professore di scienze politiche e anche relazioni internazionali e del Medio Oriente. È anche il fondatore di Eliahar Center for Study nel retaggio sefardita all'Università del Negev, dell'Università di Ben Gurion. Lui è professor Maurice Romani, è specializzato in relazioni etniche in Israele e degli ebrei dei paesi arabi, del Medio Oriente e del conflitto in Medio Oriente. Professor Romani è un esperto della storia degli ebrei di Libia, dei rapporti tra ebrei e musulmani e dell'impatto dell'Olocausto nel Nord Africa. Credo che nella storia di oggi sia il più grande esperto della storia della Libia. E tra le altre cose ha avuto tante pubblicazioni e tante ricerche. La ricerca ha interessato il ruolo del colonialismo e anche il progetto degli ebrei di Libia. Si è anche pubblicato i libri The Jews of Libya, gli ebrei di Libia, coesistenza, persecuzioni e riassestamento. Poi anche ha pubblicato il caso degli ebrei dei paesi arabi, un tema negato. È stato addirittura pubblicato in quattro lingue, in inglese, francese, ebraico e spagnolo. Un altro è Da immigrante a cittadino e gli aspetti di ambiguità verso le minorità, le minoranze dell'Islam. Poi ha scritto anche il sionismo e i cambiamenti sociali in Libia. Poi The Silent Refugee, i fuggiati silenziosi, gli ebrei dei paesi arabi. Da profughi a cittadini, la minoranza ebraica nei paesi arabi oggi in Israele, l'albero della vita, il mutamento della festa della comunità ebraica libica dall'esilio ad Israele, l'esodo finale degli ebrei di Libia. E poi l'ultimo libro, credo che sia proprio Gli ebrei di Libia dalla coesistenza all'esodo. Poi ha scritto anche L'espulsione degli ebrei dalla Libici alla Tunisia durante la seconda guerra mondiale e il bombardamento alla Marsa. Ecco, così sapete chi è Maurice Romani. E poi abbiamo con noi anche tre persone importanti della nostra comunità che ci racconteranno le loro testimonianze. Ci abbiamo Rachele Guetta Bentora o Bentura, e per me da bambino la chiamavamo tutti Zia Halu, quindi c'è questo aspetto affettivo. Poi abbiamo anche Simcha Labi, che ci racconterà la storia che ha saputo e che ha ricevuto pure dai suoi genitori. E poi abbiamo la storia di Sergio Sion Sasson, che racconterà della storia del padre. E poi abbiamo anche Simone Nessim Ruben, che ci racconterà il dolore della madre che è stata deportata a Jado. Ed infine la testimonianza più importante, a mio avviso, che rappresenta
tutte le testimonianze di Jado, che è quella di Allegra Gutta Naim, che è stata proprio là, con una toccante storia vissuta che fino adesso ricorda con una lucidità incredibile, e che compirà il compleanno il 10 febbraio, che se Dio vuole lo festeggeremo insieme sia via Zoom e sia in presenza. Ecco, troverete anche in allegato questo spezzone. Ecco, allora, buona visione e speriamo di continuare sempre con queste attività. E la prossima attività sarà anche la testimonianza di un discendente di Rabbi Chai Hayun. Ecco, sarà con noi, se Dio vuole, il giorno del compleanno, in presenza, il compleanno con Allegra Gutta Naim, e quando sarà una bella giornata, se Dio vuole, la prossima settimana. Poi volevo dirvi che ho detto che era il 27 di gennaio che è stato fatto questo incontro, in realtà è stato il 1° di febbraio. E poi volevo correggere che si tratta del Rabbi Chaim Mimun e Yaakov Mimun, Yehuda Chayun e il discendente. Ecco, ho voluto correggere questi errori che ho fatto. Quindi adesso vi auguro una buona visione. Grazie mille. Parleranno prima le persone, porteranno le loro testimonianze, diciamo quello che hanno bisogno, 5-10 minuti che ci raccontano, e poi passeremo al nostro professor Maurice Romani. Quindi la seconda persona che era in lista era Rachele Ventura. Ok, così mi ricordo il tempo di guerra nel 1941, quando c'era l'ultima guerra mondiale. L'Italia a Tripoli è uscito un decreto che prendono tutti i giovani, nostri tripolini, i nostri ragazzi maschi, tutti quanti, e l'hanno raccolti e l'hanno mandati tutti a Sidi Azzaz. E da Sidi Azzaz poi li portano a Tobruk. Cosa c'è a Tobruk? C'è il confine con l'Egitto, che è la prima linea. Mettevano loro prima linea, nostri ragazzi, e quando facevano la guerra, i primi che cadevano sono i nostri figli, capito, amore? E mi ricordo che mio nonno andato non più di una volta più per vedere suo figlio, sarebbe mio padre, un figlio unico, e portava con lui il filfilociuma. Si conosce il filfilociuma, che cos'è, no? La salsa Pepe piccante. con l'aglio, Sì. è piccante. Sì. Ma non è per mangiarlo, non è. Così mio padre tagliava le cosce con la lametta e metteva il pepe e l'aglio, così si infiammavano e si facevano come le piaghe nelle gambe, nelle cosce di papà. Così non li mandano a Tobruk. E così è stato quando c'è qualche ferita, così che loro non possono metterli nel confine, non lo prendono. E così mio padre, con quel filfilociuma e con quei tagli. Poi papà mi ha raccontato questo, che quando portavano questi ragazzi, tutti quanti, anche lui era con loro. Era anche presente, ha visto con i suoi occhi mio padre. Nei camion, aperti i camion, anche il camion, se non porta per esempio 50, loro mettevano 100 e correvano nel deserto, e chi cadeva dei nostri giovani, ragazzi,
cadevano e lo lasciavano morire nel deserto. Hai capito, amore? E hanno sofferto l'Ahdarni. Tanti, tanti, tanti non sono ritornati più. Tanti, tanti. Quelli che li mandavano a Tobruk non sono più ritornati. Sono ritornati quelli che non... Perché grazie a Dio, poi nel 42, la fine qua di 43, è entrato l'Inghilterra. Gli inglesi nel 43, la fine del 42 verso il 43, e sono entrati, così quelli sono salvati e sono ritornati a casa. E mi ricordo di mio padre quando è ritornato a casa, tutto con la sabbia, tutto conciato. E ha perso anche gli occhi mio padre. Ha perso un po' della vista, vedeva piano, vedeva poco. Poi infine papà ha perso tutti e due occhi. Da quelle sedie a Zaz, da quanto ha sofferto, wow. Senza mangiare, al sole, con la sabbia e con tutto. Questa è la storia di mio padre, capito? Quanti anni avevi, zia Halu? Io avevo 6 anni, 6 anni e mezzo avevo, nel 41, avevo 6 anni e mezzo, e sono nata nel 35, capito, amore? E tutta tu... è la verità, questa è la... Mi ricordo benissimo, se fosse, sembra che sono, sembra sto vedendo papà adesso il suo rientro da Sidi Azaz. Hai capito, caro? E sono successo brutto. E tutti gli italiani questi, non sono, non è altro, né arabi né Germania, italiani, che hanno, c'era la legge razziale e con quella legge razziale c'era anche questo. Ecco, dice Simra. Dopo parlerà, continua zia Halu, dopo parlerà lei. È così, amore. E poi, cosa ti dico? Io conosco un ragazzo che abitava vicino a noi, è andato con mio papà quando sono partiti, era di Kubara, non è ritornato più. L'hanno mandato a Tobruk. È stato in prima linea e sono tutti morti quei ragazzi, ma tanti ragazzi, figlio di Lexil, so anche sua mamma, si chiamava Emilia Fellus, e lui si chiamava Climo. Senti, una domanda, tutta questa è la storia. Una domanda, solo una domanda, zia Halu. Noi adesso in questo momento ci troviamo in Italia, siamo a Roma. E invece questo è successo con gli italiani in Libia. Che sentimento provi verso l'Italia? Cosa vuoi che verso l'Italia, cosa vuoi? Questi Italia di oggi non sono come l'Italia di una volta. Questi sono, grazie a Dio, migliori. Ok. Va bene, zia Halu. Io poi, se c'è bisogno di dire qualcos'altro, ti faccio fare un intervento ulteriore. Grazie Emilio per la tua testimonianza. Grazie. No, tutto. Tutto lo so. Che... Prego, amore. Tutta qua la storia di papà Sidi Azaz. Questa è la vera storia. E io mi ricordo come se fosse presente mio padre qua. Va bene. Ricordo bene. E papà ha perso gli occhi per sempre, per causa loro. Sì. Ci dispiace molto, immagino anche la vostra sofferenza dopo questo triste episodio. Grazie, zia Halu. Voglio dare il benvenuto a Tim Halabi, che adesso lei ci racconterà quello che ha saputo di questa esperienza. Benvenuta Simcha Labi tra noi. Sono Simcha Labi, la moglie di Lilo Labi, Zichroni Barakha. Naturalmente siamo nell'argomento della deportazione e mi raccontò che a sua volta a 18 anni è stato deportato con tanti ebrei, con combattere con gli italiani contro un momento del razzismo,
allora, naturalmente, mia suocera mi ha detto che hanno acceso tutte le candele del mondo pregando a tutti i rabbini di salvare tutti questi ragazzi ebrei giovanissimi. Quanti giovani vennero deportati, che ti Non ti so ricordi? dire parecchi, tutto con Giovanni che erano di Tripoli. A tutti i giovani. Tutti i giovani di Tripoli, da 15 anni in su. Dai Da chi erano stati deportati? Ah, tedeschi, ma i tedeschi, ma gli italiani, perché dai quando è tedeschi nato italiani? dai tedeschi che hanno raccomandato gli italiani hanno preso Ah, tutti gli ebrei, gli tutti gli ebrei. italiani quindi sono Gli stati, ebrei, hanno gli italiani hanno collaborato. preso tutti gli ebrei, Hanno collaborato. Mussolini, Mussolini, Sì, però gli certo. italiani hanno collaborato. Certo, moltissimo, moltissimo contro gli ebrei. L'antisemitismo è la piaga peggiore del mondo, ma purtroppo noi ebrei siamo sempre perseguitati. In ogni siacco, come dice la Gadara di Pesach, in ogni periodo c'è qualcuno che ci manda la disgrazia di uccidere gli ebrei. Però ci salviamo, dice Ci la Gadara di salviamo Pesach. Hashem ci salva. dopo tanti morti ci salviamo. Perché spero che non ci serva senza più far che succeda più queste cose. Amen. Insomma, adesso nell'ONU hanno accettato di collaborare contro il razzismo, tranne un paese, solo la Persia. E speriamo che Dio voglia, che mi ascolti perché sto pregando adesso, che la terra apre come un deserto ai tempi di Cora, si pelerà tutta la Persia sottoterra, così verrà la mano potente del Signore. Sì, Questo che chiedo io, solo questo che chiedo. soltanto i responsabili. Di Machshemata Bezran Vaed. Senti, ma papà cosa ti aveva raccontato, Zichrono Livracha, Niente, ha sulla raccontato di non deportarmi. deportazione? Deportarsi, Per quanto tempo? non ti Un so mese, dire. hai detto? Più un mese, un anno, sono stati deportati, però c'era la fame, il freddo e la disgrazia di essere ebrei. E quando papà è tornato a Tripoli? Aveva lavoro? Non esiste lavoro, finché non è finita la guerra nel 45 non c'era lavoro per nessuno, nessuno ebreo poteva lavorare. Mio marito per guadagnare i soldi girava da casa a casa per portare il pane al forno o i biscotti al forno per guadagnare quei pochi centesimi da dare alla madre, aveva 10 anni. Papà non voleva mai parlare di questo argomento così triste, violento, cattiveria infinita. Mamma, noi sempre abbiamo saputo che anche la zia Silvana, della famiglia Benjamin, sposata con mio zio Raffaello Labi, Era una ragazzina di ecco, 10 anni. è stata anche lei nei campi di concentramento ed è tornata viva miracolosamente. Cosa Sì. Sì. ti sai di questa Di deportazione? questa deportazione raccontava che hanno sofferto la fame, il freddo e suo padre è impazzito. Ma Suo padre è impazzito, poi ha perso la memoria completamente. ed è tornato a Tripoli? Tornato a Tripoli, ma era fuori testa, poveretto. Oh Signore. Ma è stata deportata tutta la famiglia o soltanto lo zio, il papà dello zio? Chi è stato deportato? È stato deportato marito e moglie e 3 figlie femmine, sia Silvana, sia Desi, la sorella grande. Non mi ricordo il suo nome. Loro da chi sono stati deportati? Gli italiani Anche loro. collaboravano con i tedeschi. Inglesi, Ma loro erano inglesi, mi hai detto. sì. Allora, finché erano inglesi possono ancora vivere e non deportati nei forni crematori, Ah, perché lei è stata Auschwitz. lei è stata ad Sì. Auschwitz. Quanto tempo? No, parecchio, è rimasto parecchio a Auschwitz. Tipo un anno. Non so dire. Sì. Parecchio, hanno subito le disgrazie del mondo. Ti ringrazio molto per questa tua testimonianza e adesso sentiamo anche le altre persone. Abbiamo con noi pure che ci ha raccontato Shabbat, Sergio Sion Sasson che è con noi. Sergio, puoi entrare per piacere? Sì, ok, grazie, grazie. Buonasera Buonasera a tutti Sergio, quanti. benvenuto tra noi, se ci Grazie, racconti. grazie. Sono io onorato di stare con voi.
Innanzitutto io racconto veramente la storia di mio padre, che è la stessa cosa che ha detto zia Halu, è una cosa in comune. Mio padre è stato deportato anche lui ad Azaz, e da quello che mi ricordo lui è stato deportato circa forse per 3-4 mesi, poi anche lui si è ferito al piede o alla gamba. Infatti hanno copiato, deve essere la stessa cosa di tutti quanti, e l'hanno riportato dopo 3-4 mesi, l'hanno rimandato di nuovo a Tripoli. Questa è stata una gioia molto bella per tutti, e so che tutti quanti in quell'epoca lì accendevano i lumi nel tempio ed erano molto dispiaciuti per queste deportazioni che sono state. E mi ricordo solo questo, purtroppo non so altro. E mio padre raccontava, ma non è che lui gli piaceva raccontare le cose belle e gioiose, non le cose tristi del passato, queste cose qui cercava di bypassare, pensava sempre al futuro. Tu hai avvertito che c'era stata una sorta di rimozione e di negazione del passato per non darvi un dispiacere e magari... Sì, sicuramente, poi sai, i nostri genitori, oltre a questo episodio qui, hanno anche vissuto un altro episodio, quello lì di lasciare la Libia tutti quanti di corsa, eccetera. Sai, sono tutti episodi che rimangono, però grazie a Dio questo è stato veramente una fortuna per tutti quanti noi che siamo usciti dalla Libia. Se non era così, io mi ricordo che ogni volta che dovevamo partire, delle persone della nostra famiglia devono stare come prigionieri prima ostaggi, di uscire. Ostaggi. Quindi di questo noi diciamo grazie a Dio che siamo usciti, siamo contentissimi. E quello che è stato, sì, fa parte della vita, dell'esperienza, e così questo ci serve soprattutto per noi, dobbiamo tutelarci sempre noi e fidarci di noi. Gli altri possono cambiare bandiera, ormai la storia le conosciamo bene. Quindi dobbiamo stare attenti ed essere noi uniti e solidali tra di noi. Una e proteggersi con l'aiuto di Dio tra di noi. Dimmi, caro. Senti, hai detto una cosa importante prima. Sei passato però dal 43, sei saltato al 67. Volevo soltanto ricordarti che appena finito il 43 c'è stata questa tragedia, poi del 45. Del 45 purtroppo io ho perso anche mia nonna. Solo, esatto, adesso ti do la parola, aspetta, ti do la parola adesso anche. E pensa te che poi c'è stata anche una grande povertà, è stato grazie a Raffaele Nemni che ha fatto quella grandissima offerta che ha risollevato tutta la comunità. E poi c'è stato quello del 48, ci sono stati altri episodi prima del 67 che poi ci hanno portato all'esodo finale, e quindi sentiamo di questa storia di tua nonna del 45. La storia di mia nonna, lei stava... Materna o paterna? No, paterna. Paterna, lei stava credo di aver capito, in terrazzo oppure qualcosa del genere, e si era messa alla finestra per dire: voi qui non entrate, se dovete entrare per ammazzare la mia famiglia dovete passare sul mio corpo. E nel frattempo lei cosa ha fatto? È rimasta lì in questa finestra qui ha mandato i figli che erano più piccoli, li ha mandati via sul terrazzo tipo per scappare. Questi l'hanno ammazzata con delle coltellate, e che così, proprio così, una donna, una madre di famiglia coltellata, e l'hanno purtroppo trucidata, e questa è la storia, questo è il programma del 45, dove sì, purtroppo non è soltanto lei che è successo, sono successi a tante altre persone in Libia. Tu che hai vissuto questa sofferenza di tuo padre, questa sofferenza di tua nonna, e quindi si è accumulata sofferenza, che provi adesso nei riguardi della Libia per quello che è successo? Perché da un lato sono stati gli italiani che hanno fatto soffrire tuo padre, dall'altro lato sono stati invece gli arabi, anche se dietro c'erano gli inglesi, però c'è un sentimento che provi verso tutto questo odio?
Guarda, noi soltanto dobbiamo ricordare solo una cosa, un detto importante e famoso, sempre Mahabunash, non ci vogliono, perché siamo ebrei, siamo questo, non ci vogliono, siamo diversi, vogliamo essere comunque noi diversi, non vogliamo unirci con gli altri e per questo loro ci odiano e noi dobbiamo lottare, ma non è una storia di oggi, è sempre stata da che mondo è mondo. Certo, come ha detto Simhalabi, è anche c'è questo discorso che non siamo amati perché abbiamo anche una missione, ma Rabunesh non ci vogliono. Questo è vero e bisogna sempre tenere la guardia abbastanza alzata perché può risuccedere e questo noi dobbiamo trasmettere queste lezioni ai nostri figli, ai nostri nipoti affinché sappiano quello che abbiamo attraversato. Perché è vero quello che dice il tuo padre che non vi ha voluto dare dei dispiaceri, però è anche vero che è importante che non si screditi la sofferenza senza piangersi addosso, però dobbiamo imparare anche dal passato affinché non si ripeta. A combattere, sempre a A combattere combattere. e stare guardinghi, sempre a vedere a destra e a sinistra che, ed evitare che accadano questi episodi, non permettere nemmanco un inizio di questi episodi qua. Grazie, Certo, va benissimo. Ti ringrazio Sergio Leon passi un saluto Sasson, a tutti quanti. è stato un piacere avere anche te tra noi. Grazie. Adesso invito a parlare Simone Nessim Ruben. Sei con noi Simone? Sì, buonasera, eccomi qua. Non ti vedo, non ti vediamo Simone. Simone? Spero che mi vedessi, Pavi. No, non ti sto vedendo. Ecco, adesso ti vedo, sì. Un attimo, Simone. C'è qualcuno che c'ha il microfono acceso, per favore, dovete spegnerlo. E Simone, tu... Adesso sì. Ok, adesso va bene, sento silenzio. Voglio darti il benvenuto a Simone Nessim Ruben, e lui è il tesoriere dell'Associazione Salvaguardia, Trasmissione e Retaggio Ebrei di Libia. Uno dei fondatori si impegna tantissimo e sta trascurando la vita personale e il lavoro proprio per questo. E lo fa con ferma convinzione che noi dobbiamo raccontare la nostra storia e rinforzare i nostri giovani affinché non si ripeta. E lui anche ha da raccontarci la storia relativa a sua madre. A te la parola, Buonasera Simone. a tutti quanti e mi fa piacere che noi facciamo queste grandi riunioni fra di noi perché così almeno nasce qualcosa che era morto e nessuno l'ha mai tirato fuori e sono contento di questo, anche se sono delle storie che fanno del male, dobbiamo ricordarci di queste cose qua. Allora, per quanto riguarda la riunione di questa sera, che era il discorso di Giado più che altro, se non mi sbaglio, io mi ricordo, io intanto mi prendo la colpa del fatto che non ho dato tantissima importanza di quello che mamma una volta ogni tanto raccontava, diceva, parlava, e io oggi, cioè ieri più che oggi, ho anche sentito le mie sorelle, perché loro sono due sorelle più grandi. Per sapere e ricordarmi cose di mamma, cose che io già sapevo un pochettino, ma volevo un po' rafforzare queste cose qua di Giado. Ecco, lei parlava del fatto che sono stati in questo campo. Intanto lei ha vissuto tra Tobruk, Porto Bardia, ecco, che non mi ricordavo questo posto qua, che lei mi diceva di Porto Bardia, non so neanche dove sta. Poi Bengasi e infine il discorso di Giado, che lei è stata a Giado, e raccontava che intanto che quando passavano, io adesso non mi ricordo bene se erano i fascisti, lei diceva i soldati, adesso non so se i soldati erano i nazifascisti, erano i fascisti o erano i nazisti. Erano i fascisti. Fascisti. E per cui diceva questo, che intanto sentivano l'odore del mangiare che loro stavano preparando, entravano e prendevano il mangiare
e mangiavano loro e li lasciavano senza, perché stavano veramente abbastanza male col fatto che non ci avevano da mangiare, e questi facevano strage di tutto quanto per quanto riguarda il fatto di mangiare. Qualche ragazza, qualche cosa, prendevano e non facevano complimenti. C'erano anche queste violenze verso le ragazze, le violentavano, qualche ragazza veniva violentata anche. Poi un'altra cosa importante. Questa è una notizia importante, quindi c'era anche un abuso sessuale e c'era questa violenza, quindi immagino come potevano sentirsi i parenti nel vedere anche questo. E infatti quello che diceva lei, che quando passavano, questo me lo ricordo bene, me lo ricordo anch'io quando me lo diceva, nascondevano anche lì sempre, nascondevano le ragazze, li nascondevano e gli davano queste cose, il mangiare, e queste erano contente di mangiare e se ne andavano, e per cui le ragazze venivano nascoste tante volte in qualunque posto dove non potevano essere viste, va bene. Ok, poi un'altra cosa molto importante è che lei diceva che delle volte mettevano dei, perché ci stavano gli uomini che si come si dice, non gli stava bene quello come si comportavano questi qua, e li prendevano, che si ribellavano. Si ribellavano, botte a non finire, e poi una volta ogni tanto prendevano diverse uomini, li mettevano sul muro e giocavano, nel senso che facevano, uno lo ammazzavano e uno no, uno lo ammazzavano, uno no. Questo me lo ricordo anch'io, questo me lo diceva mamma, questo me lo diceva. E poi una delle cose che è successa a mamma proprio là è il fatto che lei era piccolissima, lei. E quanti anni aveva? Mamma considera che ci aveva, sì o no, 7-8 anni, 7-8 anni aveva. E quello che diceva, quello che gli è successo a lei, ecco, fra queste cose qua di violenze o cose varie, che lei un giorno la spinsero, perché lei era felfel, la spinsero, c'era un fuoco acceso e lei si ustionò. Questo no, dalla parte del dell'occhio, e nell'orecchio qua è scese dalla parte del collo. Questo ci è rimasta sempre questa cicatrice, tanto è vero che quando in Israele dovevano fargli un'operazione al cuore, all'occhio, gli dissero che non poteva essere fatto, cioè meglio di così non poteva essere fatto, perché c'aveva questa cicatrice proprio anche dentro l'occhio, ok? E sono state portate delle conseguenze a tutto per tutta la vita, anche da questo punto di vista. Sì, sì. Poi, cioè lei lì, c'erano con lei anche i suoi fratelli e sorelle, che appena finita la guerra, loro partirono subito, due sorelle e un fratello, e due fratelli erano sposate, e partirono subitissimo per Israele, anzi scusa mi sbaglio, erano tutti sposate, sia le due sorelle che i tre fratelli, partirono in Israele subitissimo nel 48, e lei rimase in Libia con i vecchi genitori, logicamente. Non li ha voluto lasciare, perché il mio nonno era un sofer, sicuramente io un giorno parlai anche con Romani, e se lo ricorda, Mushi Guetta, Rebbe Mushi Guetta, lui era un sofer. Una delle cose che io pensavo, che lui faceva solamente il mezzogiorno, invece ieri mia sorella mi diceva no, lui ci aveva proprio un armadio rosso. Lei mi diceva, ti ricordi l'armadio rosso? Ho detto no, io non mi ricordo. Un armadio rosso che era chiuso con dei sefarin che lui scriveva. Io non lo sapevo questo. Sinceramente non lo sapevo. Me l'ha detto mia sorella grande,
che di questa cosa qua. Lui era un sofferio, non lo so, lui faceva queste... Certo, certo. Ok, e poi cos'altro posso raccontare ancora? E poi niente, continuando sul fatto del progrom, io ti ho detto tante volte, l'abbiamo scritto anche nelle lapide, quel fatto di del fratello e sorella di nonna Roberta, di mia nonna paterno, che erano stati ammazzati. Uno, mio zio Shimon Mimun, che lui era anche gabbai del tempio. Allora, dato che in quel momento non c'erano dei contrabbandi, determinate cose, un giorno entrarono nel tempio, trovarono queste barmel di olio per il tempio, pensavano che lui faceva il commercio, il contrabbando di queste cose qua. Lo presero, e questo sempre me l'ha raccontato nonna Rubena, lo presero, lo misero sopra un barmel di queste cose qua e gli spararono. Wow. Gli spararono. E invece la sorella non è stata uccisa da italiani o cosa, era stata uccisa dagli arabi al nono mese di gravidanza. Wow. Al nono mese di gravidanza. Lei ha perso questi due, fratello e sorella. E poi niente, poi questo è quello che io ho da raccontare su quanto riguarda il fatto di Giado, il fatto del pogrom e queste cose qua. E... Grazie Nissim, grazie Simone per questa testimonianza, che ho ancora i brividi addosso e posso immaginare la sofferenza, anche questa scena agghiacciante di sentire una donna incinta di 9 mesi che viene uccisa, ne muoiono due insieme. Nonna, Lisa. Certo. Lisa Mew, sì. Grazie Simone. Raccontava queste cose qua, piangeva e colpa mia, io mi sento in colpa di non essere stato molto attento sia a mamma quando raccontava e non scrivere magari determinate cose, sia a nonna che raccontava veramente tantissime cose e non sono stato molto attento a queste cose qua. E sul fatto di mamma c'ho ancora un cugino che lui è stato sempre a Giado, che è ancora vivo, oggi ho cercato di parlare con lui, non ci sono riuscito, e lui abita a Natania. Come si chiama? Scusa, vi do una buona notizia, Allegra Guetta forse ce l'ha fatta entrare. Perfetto, Scusatemi. Prego. Mio cugino, che lui, anche se io ho 60, ma lui ha quasi 90 anni, perché allora era... E niente, lui si ricorda tante cose. Io posso portare tantissime testimonianze di cose che lui stesso è stato a Giado, e lui anche era piccolo, aveva quasi l'età di mamma in quei momenti là, e lui si ricorda tantissimo, sì. Si chiama Moshe Guetta. Va bene, magari in un'altra occasione. Grazie molto. Poi, Simone, anche il fatto di nonno, che lui stava veramente bene a Tripoli, e i due fratelli, specialmente Banu Guetta, che se lo ricordano tantissimo, e Fael Guetta. Banu specialmente, lui era ricchissimo, lui faceva import-export già da allora, c'aveva tantissimi magazzini pieni di cose, pieni. Lei quando parlava di Banu diceva era il diamante di casa, che cioè proprio era proprio il... Certo. E poi partirono in Israele. Va bene, grazie mille Simone Ruben Sim per la testimonianza. Adesso diamo la parola ad Allegra Gutta Naim. Sei entrata, vero Allegra? 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 Recording in progress. Hai il microfono spento e adesso ha levato anche la Allegra? Ha tolto la telecamera? Allegra? Ah, sì. Però è con noi? È con noi? È lì, si vede. Ma... Eccola lì, eccola. Dov'è? Il microfono per parlare. Dove? Ah, cioè, si sente.
che c'ha bisogno? Di accendere il microfono. Vediamo un po'. Allega, ah, eccola qua, glielo accendo io. Vediamo un po' se riesco. Chiedi di attivare audio. Allora, se non la vedo, è sparita. Allegra? Sì, 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 sì. Hey. Sono qui. Wow. Allegra. Sento una, un fischio. Come sono mai? E cos'è questo? David, se c'è un micro, se c'è computer e telefonino acceso, magari allora, fanno controllo. Allegra, c'hai un telefonino acceso? Sì, spegni. Spegnilo completamente. Spegni il telefonino, Allegra. Ecco, lo spegni. Completamente. Poi David, scusa, c'è un'altra Safra che ha il microfono acceso, non so se si sente o no, ma okay, è acceso. Safra, puoi spegnere il tuo telefonino per piacere? Ecco, adesso è andato via, perfetto. Ecco, io l'ho spento. Brava, ok, Allegra Guetta, Naim, benvenuta tra noi, alla fine ce l'abbiamo fatta, grazie a Dio che sei tra noi. 94 anni, tra poco non dico perché dobbiamo fare una sorpresa. Sei benvenuta per raccontarci la tua storia, importantissima. Allegra, che storia volete sapere? Cosa è successo? Sì, ma la voce basta. Aspetta, chi è che c'ha? Aiutami. Lucky, chi è che c'ha il telefono? Io vedo. Ma non sento bene, non Safra sento bene. Il microfono ancora acceso. Aspetta, non un si attimo. Sente, non si sente bene. Safra, puoi spegnere il microfono per piacere? Okay. Safra, spegni il microfono per piacere. Ho spento! Non no, ce non c'è! Non te, ho detto a Safra. Safra? Allora, Safra, ok. Safra, spegni il microfono? È spento? Sì, è spento. E no, qua risulta ancora acceso, Safra. Chiudici tutti. Allora, disattiva audio per tutti. Allora, ok, disattivato. Ok, per piacere, Allegra, adesso puoi entrare? Allegra? Attiva l'audio, Allegra. Adesso l'ho aperto. Brava, ok, benissimo. Adesso mi senti? Ti sentiamo e possiamo sentire la tua storia. Raccontaci cosa è successo a Giado. Quello che è successo a Giado già l'ha raccontato 100 volte. E questa 101. E allora 101. Cosa racconto di Giado? Già veramente... è una cosa stupenda, cioè, non si può più raccontare questa storia. Io già sono stanca di queste storie. E Giado era un posto insopportabile, non si può più. Io a Giado ero piccola, ero da 13 anni, con mio padre, mia madre e altre tre sorelle, un fratellino piccolo di 5 anni. E ci hanno dato una camera 2x2 metri e il padiglione immenso, grande, e si legava un filo intorno, così la sera si mette una tenda, così si dorme ognuno la sua famiglia e si fa entrare un secchio per fare il pipì o qualche cosa. E puoi immaginare che vita era. Dalle 8 entra il maresciallo, tutto buio, entra con il suo fanale
dormite disgraziate, ebrei, sporchi, maledetti, dormite, dormite, andate all'inferno. E parlava delle parole che ci fa male alla testa a sentirle. Aspettiamo il momento che lascia il padiglione e va via. E così ogni giorno, così. E veramente noi siamo andati, mio padre, buonanima, si vede, non so, era intelligente. Prima che partivamo ha fatto un tesoro in casa nostra e ha fatto sapere a me, a mia sorella grande. Non so come ha immaginato, noi non sappiamo niente. Dice, vedi, io e mia sorella grande, perché i miei fratelli erano a militare brigata, sono scappati con l'inglese, non c'erano. Vuol dire io la più grande in famiglia e la mia sorella sposata. Ci ha chiamato e dice, vedete, qui in questa camera sotto la terra, 2 metri in fondo, con una scatola grande, poi un'altra scatola più piccola, ha messo molto soldi d'oro, non so cosa ha messo, l'ha chiusa, l'ha coperta e dice, nessuno lo può sapere di questa cosa. Infatti, vediamo, noi ci prendono chissà dove, chissà quanto torniamo, non torniamo, chissà che torna da noi qualcuno. Io vi dico, se qualcuno della famiglia tornerà un giorno, ecco, avete per sopravvivere di nuovo e di continuare la vita. E così siamo partite, via Sirte, Misurata, Tripoli, non siamo fermati perché ogni sera ci fanno scendere per la strada, per rimanere un po' di riposare uno sull'altro. E continuerà, siamo arrivati a Garian. A Garian si vede che il campo non era ancora pronto. Dice, rimanete qui, anche un padiglione, credo la stessa cosa come Giado, ma potevamo uscire al mercato. Mi ricordo benissimo che sono andata con mio padre, sempre mi prende con lui. Abbiamo comprato qualche cosa per mangiare e poi sono venuti, dice, preparatevi, domani partiamo. Cosa abbiamo? Siamo arrivati a Giado, siamo arrivati, sai come siamo, ma senza, non è coperto, aperto, senza sedie, uno sull'altro, 6-7 famiglie assieme. Quando tenevo mia madre, le dico, voglio fare pipì, voglio fare pipì, aspetti ancora un po', ancora un po', ancora, tieni, 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 sai, la mamma ci tiene così e alla fine si fa anche addosso. E la vita a Giado, siamo arrivati, abbiamo messo quella cameretta e poi entrava ogni settimana, 2 volte alla settimana, un mercato di arabi. Cosa portavano gli arabi? Portavano il grano, l'orzo, datteri, shmari. Qualcuno conosce il shmari? Portavano il batton, portavano i datteri e le fichi. Tutto questo non è proibito. Si può far entrare quello che ha soldi, compra. Chi non c'ha, non compra. Hanno portato l'arha, sapete cos'è l'arha? Che si macina il grano. Io e mia amica abbiamo messo un lenzuolo sulla terra e cantavamo e maciniamo quel grano, orzo, quello che c'è. La mia mamma lo pulisce e noi maciniamo. Va bene, ma come si fa il pane quando si macina questa farina? Non abbiamo nessuna via per fare qualcosa. Ti voglio dire quanto il mio padre era intelligente.
fra un padiglione all'altro c'era un posto largo che è tutto di terra. Non so come ha chiamato quella terra, ha fatto un buco profondo di un metro e poi ha fatto un altro buco più piccolo, così esce il fumo. E abbiamo comprato il legno, sai, portavano gli arabi shabka di legno e anche abbiamo cucinato con quello lì, abbiamo comprato canun da loro, portavano canun, portavano la legna. Tutto questo si può comprare, perché loro non hanno dato da mangiare niente. Venivano ogni mattino un soldato con un sacco di juta pieno di panine. Ogni persona deve prendere una panina. Allora, quelle panine noi non abbiamo mangiate, le hanno regalate agli altri perché erano sporche, non c'è. Ma quello che non c'ha lo prende. E allora ha fatto quel buco lì come un farn e ha comprato tanta sale, ha pulito le mura per farle forse più duri e niente, non serve niente perché è terra, è terra. Allora dice mio padre, non fa niente, facciamo questo pane. Ha bruciato con quelle legne e io ho fatto il pane, ho preparato l'impasto. E lui si metteva sulle ginocchia e prende ogni volta un pezzettino, lo fa così, 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 e lo mette sulla terra. E un altro, un altro, un altro, e lo copre. E poi, quando lo vede che sono diventati stera, no? È un stera, perché non c'è lievito, non c'è niente. E allora, quando lo faceva uscire col coltello, tutti di terra, lui tagliava tutto il pezzo della terra e noi mangiamo il pezzo che è pulito. La mia mamma ha fatto la rissa, ha fatto la saida con la farina. E così abbiamo passato la vita. E poi, i primi giorni, i primi mesi, non era come che fosse siamo, non so, in un campo concentramento. Uscivamo, ma non c'era camera da bagno. Ci sono cessi piccoli dove si lava i piatti, c'era come un campo di soldati, un lavandino lungo lungo di alluminio e un tubo e ci sono le rubinetti. E lì abbiamo fatto il bagno, non mi ricordo come abbiamo fatto il bagno. Si vede se abbiamo pulito così, non so come. E allora è iniziata la malattia. Perché è iniziata la malattia? Le padiglioni erano tante occupate dalla gente, ogni padiglione, cosa ti dico, forse 30-40 famiglie in un padiglione, da due parti c'è un passaggio. Ho sentito uno prima parlava che era Giado, chi è? E allora lui lo sa cos'è il padiglione. E poi Simone Nessim Ruben che ha parlato di Giado. Sì, Simone Ruben. Simone Nessim Ruben ha parlato di Giado. Ok, allora il padiglione erano con la frase. Scusa Allegra che ti interrompo. Ha detto Simone, mi ha scritto un messaggio e mi ha detto: la mia mamma Guetta Gamila aveva circa 10-11 anni quando è stata Giado e non 7-8 come avevo detto prima. Chissà se vi siete mai incontrati. No. E allora poi la gente ha finito i suoi soldi, non poteva più comprare mangiare. Hanno venduto della roba. Venivano da un padiglione all'altro e il mio padre, per aiutare la gente, ti ho detto una volta, mi ha comprato una giacca per dare i soldi. Una volta sono venuta a vendere i braccialetti d'oro, mi ha comprato una per dare i soldi, così la gente va a comprare qualcosa da mangiare.
E poi la gente, non tutti c'erano, hanno venduto la roba, hanno venduto il loro oro, ma anche tutta la gente non può comprare già. Quello che ha un po' di soldi ha paura di comprare qualche cosa per sopravvivere, per comprare dagli arabi, entravano due volte alla settimana. E poi il mio padre ha conosciuto un arabo che veniva da lui a fare il commercio. Allora, nella nostra camera c'era una finestra. Lui, quell'arabo lì, veniva sulla nostra finestra e portava il zucchero nel kut-kut di rabbia, così alto, non so se lo, lo vedete una volta. Mette il zucchero giù e sopra mette datteri o fichi e il mio padre lo prende dalla finestra e gli dà i soldi. E anche pomodoro, anche caffè ci ha portato quell'arabo. Contrabbando, non si può, perché ci sono i soldati che girano. Appena vede un soldato girato di lì, subito lo prendiamo. E noi non avevamo fame, mai, non abbiamo avuto fame, ma la gente non ha più soldi. È iniziata la malattia. La gente è ammalata, la gente va all'ospedale. E chi va all'ospedale erano italiani. Chi lo curava? Chissà. La mia sorella piccola di 7 anni l'ha colpita la prima. Era 2 settimane, non è ospedale, non mi ricordo che era un ospedale, era una camera. L'hanno fatta la doccia fredda e la mia madre gridava, l'hanno ammazzata. L'acqua fredda piccolina, l'hanno tolto i capelli, l'hanno diventata come uno scheletro. E poi alla fine, dopo non so, 1 mese, 2 mesi, è tornata, non poteva neanche camminare, come niente, uno scheletro. E poi dopo 1 mese, 2, la mia sorella, prima di me, buonanima, anche lei l'ha avuta, il tifus, ma si vede l'ha avuta facile, non tanto. E cosa ti dico? Abbiamo sofferto, si soffre perché anche se eravamo piccoli e giovani, si soffre dal maresciallo, del tenente che venivano, che ci bastonavano. E se tu esci per la strada, se non lo fai il saluto, lui ti dà una botte con il suo bastone. Devi dare il saluto e poi prendi tutti gli uomini, sicuro quello l'ha raccontato, per pulire il campo. Figurati un uomo, dopo quella vita, che è una persona intelligente con la sua cavod, va a scopare il campo, si inchina e viene il maresciallo, il tenente, gli dà le botte sul corpo. E hanno sofferto. E poi quando è arrivata questa malattia, già non era un campo, era un inferno. Perché non vedi, io da piccola ogni giorno vedo la gente che lo portavano, morti. Lo portavano sulla merizzà, non so cosa come si dice merizzà, quella che quando costruiscono i palazzi e che portano la merce, merizzà, così un carrello. Il carrello. Così, non avevano la carriola. La carriola. Sì, la portavano e lo vedevo. Io lo vedevo, ma io scappo, ho paura. Scappo, veramente ero giovane. Finché poi, un giorno, hanno detto che tutti gli uomini devono essere nella piazza. Non so se quello che ha parlato prima di me si ricorda di questa cosa. Hanno preso tutti gli uomini in piazza per ucciderli. Tutti gli uomini del campo. Era lì Rabbi Sfanijan, se l'hai sentito di lui. Il rabbino maggiore era con noi. Allora dice Allah, che hanno il gzera di Rabbi Jabnah bin Mutsul, che appena hanno iniziato, si vede, a pregare,
Il maggiore dice al tenente, ai soldati, vedete questi stupidi, ignoranti ebrei? Lo vogliamo uccidere, un altro ora non sarà nessuno, e loro cantano. Non sapevano che il Tehillim come una canzone. All'improvviso è arrivato qualcuno, non so, soldato, ha dato l'ordine, smettete di uccidere la gente. Si vede, io non l'ho vista questa, questo l'ho sentita. E allora si vede che in quel tempo lì sono arrivati l'inglese vicino, forse a Garian, forse stanno per arrivare. Hanno smesso di ammazzare quegli uomini. Un es di Dio, non so, forse il Tehillim, non so cos'è. Hanno smesso. E poi, dopo non so che, sono arrivati gli inglesi. Quando sono arrivati gli inglesi, sono entrati in quelli camione grande. Non puoi credere, ma sono venuti con tanta... Non posso immaginare che mangiare hanno portato. Ogni scatola di gallette così grande, come che fosse niente, si aprono con un coltello. E le scatole delle marmellate, hanno portato il riso, i panettoni, il pagnotte, dell'inglese sai cosa sono i pagnotte, mangiate. Ma sai, la gente è morta dopo che hanno mangiato, perché il loro stomaco è diventato secco. La gente non poteva mangiare. Ti dico la verità, fino ad oggi mi piacciono i galletti e la marmellata, perché mi fanno ricordare Giado. Ogni volta che vado al super compro un pacchetto di gallette, quelle non le rotonde, quadrati. E la marmellata, mi piace mettere marmellata e lo mangio. Mi fa ricordare quei tempi che sono venuti gli inglesi e ci hanno detto mangiate, mangiate, avrete tutta la bontà, quello che volete. Ma il tifo c'è ancora nel campo. Loro hanno fatto subito la selezione, chi è non è ammalato, che non hanno fatto l'analisi della gente. Mia sorella grande col marito e il figliolo piccolo di un anno e mezza l'hanno fatto uscire fuori dal campo. E quello che ci hanno ammalati non sono ancora usciti. Mio padre diceva non stava bene, dice non parlate, non dite niente, non dite niente, siamo già arrivati a casa, torniamo, non dite niente che io non sto tanto bene. E poi c'è Benedetto Bedussa e c'è Guetta da Tobruk, erano amici col mio padre, deve andare all'ospedale, così ti salvi, non rimane così, poi diventa più peggio. No, il mio padre è un po' testardo, è intelligente, ma quando vado all'ospedale? Non c'ho niente. Gli hanno obbligato, è andato a piedi all'ospedale. E poi questo Guetta da Tobruk mi ha detto, vieni, vuoi entrare all'ospedale e aiutare tuo padre? Io sono piccolo, ho detto, ho paura. Mi ha detto, aiuta il tuo padre, cosa c'è? Dico, va bene, vado. Anche se ero piccola, ma un po' mi piace far tutto. E sono entrata lì, mi hanno dato il grembiule, figurati, una piccola di 13, 14, 13 e mezza, con il grembiolino, e mio padre era coverato in un letto, una camera immensa anche, ci sono letti da due parti, tutti ammalati. Ma mio padre ancora parla, sta bene, parla con me, ma gli altri neanche parlano e mi danno la medicina per portarli. E io vado dappertutto. Gli do, adesso, a questi tempi, mi sono ricordata di una persona che era ammalato all'ospedale e io gli ho dato la medicina. Adesso non c'è più buon'anima. E così ho fatto. Poi gli inglesi ci hanno dato una volta due canottiere belle bianche, a ognuno infermiera le hanno date due. Dico, vedete, batte le abba,
papà, vede cosa ci hanno dato, due canottiere. Mi risponde, io benci, siamo al canottiere, duni, se da che alla roja. Se vuoi un po' il posto, ci scrivo, un amico li ci abbi, un rado barocchemo di gioco l'inglese, vedi che vita, che ricordi posso ricordare, mamma mia. Dico va bene, ma l'hanno dato regalo, dice va bene, va bene, va bene. Gianni, va bene, lui mi accontenta di tutto. Perché sei scappato? Non mi senti? Ti sento, siamo qua, ti sento, ci siamo, siamo tutti. E allora ogni giorno gli do da mangiare, mia madre ogni mattina viene con il caffè, perché c'è il caffè, perché per dare al mio padre un po' di caffè. E io andavo con quelle infermiere, tutte ridono, che piccola, all'ospedale. E aiutato, veramente ho aiutato a tutti. E poi a fronte, dove il padiglione che ci sono tutti questi ammalati, c'era una camera, non so che grandezza, ma è grande. Tutti i cadaveri sulla terra, e chi muore, ogni giorno muoiono, muoiono, non è... E non c'è, non c'è. Ogni volta dico dov'è questo? C'è morto. Dov'è Allegra, questo? Allegra, scusa un attimo che ti interrompo. C'è qualcuno che c'ha il microfono acceso e c'ha la musica accesa? Siete Beniamino no, Cahlun. Io sono sola a casa. No, 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 aspetta. È Beniamino Cahlun. Per piacere, puoi spegnere il microfono? Grazie. Aspetta, aspetta. Grazie. Sì. E allora? Continuo? Sì, per favore. E allora quella camera sempre piena. Io dico, ma ogni giorno piena o rimangono qui tutto il tempo? Il morto non si può rimanere. Anche se sono piccolo, capivo qualche cosa. Ma ho paura io. Quando passo di quella camera sempre faccio così, vado così, non vedo niente. E poi io dormivo con una camera con l'infermiere, in un letto, non è largo, ma io dico, vedi, io ho paura, devo dormire in mezzo, tu di qui e qui, perché? Dico, ho paura che qualche morto si alza e vieni da me. Mi sono messi a ridere, perché loro sono grandi, sanno cosa vuol dire, ma io ho avuto paura di quelle morti. Era ogni giorno la camera piena, ogni giorno. Chi sapeva che mio padre sarà anche così? Chi immaginava? Io non lo immaginavo. Neanche per sogno. Perché ogni giorno do il mangiare al mio padre. Mia madre mi portava da casa. Non so cosa, ma erano l'inglese, hanno dato il mangiare. E l'ultima sera, che dico l'ultima sera perché è l'ultima sera veramente, che non ho visto più mio padre. Ultimamente, quando sono diventata grande, ho capito che il mio padre quella sera non stava bene. Ma quando ero piccola non sapevo. Io lo do da mangiare e lui non lo ingoiava bene. Lo sento fare... No, non poteva ingoiare. E io non sapevo. No, no, prendi, piano, gli do un po' di acqua. Prendi, gli do un po' di acqua. E si vede quella sera non era a posto. Io l'ho saputa dopo anni, anni, anni. Una piccola di 14 anni, cosa può sapere? Una volta una di 14 anni non è come oggi. Oggi dire 14 anni sa tutto. Una volta siamo innocenti, non sappiamo niente. Chissà, non sapevo che mio padre era grave. Sono andata a dormire, gli ho coperto, gli ho detto buonanotte, mi ha risposto. E come il solito, mi sveglio, lavo la faccia e vado a mio padre. E devo andare a portare il caffè da mia madre. Vengo in camera. E dov'è mio padre? È morto la notte. Lo puoi immaginare? No, io no. Non potevo più, non sapevo, sono diventata come una stupida, ferma. Non ho capito niente.
Cos'è morto? Io che sera l'ho lasciato a letto. Ma l'hanno ammazzato? Impossibile, perché erano l'inglese. Non c'è neanche il letto, niente. E cosa posso fare? Sono uscita fuori a piangere. E mia madre veniva con il cum del caffè. Ma visto uscire, lasciami! Ah, ma ne ghidla. Abba met. Siamo con la buia naftar. Ma non mi ricordo. Ha buttato quel dall'altra, sai, aveva una sorella lì anche, che si chiamava Kuka Naim, la sorella di mio padre. Lei è sposata con un Naim, Fragi Naim. E la sorella, cosa ti dico, cosa ha gridato, cosa ha fatto. Così mio padre. E poi quando ho fatto il funerale, ese funerale, che non mi ricordo niente, io mi ricordo... Adesso mi ricordo così bene quando t'ho visto lì a quel cimitero che accendi i lumini e fai il Kaddish. Mi hai fatto ricordare quel posto che tutti i pietri e c'è una tabbia piccola lì e non c'è niente. Un deserto. Hanno cercato un pezzo di vetro, un pezzo di pietra per scrivere il suo nome e l'hanno messo sopra. Questo che mi ricordo di quel cimitero. Ma quando eri lì, 20 anni fa, mi hai fatto ricordare il tempo che hanno seppellito mio padre. Te lo giuro. Non ho potuto più respirare quella sera che ho visto il video. Mi ha fatto ricordare 70, 80 anni fa. E poi dico, questo David Gerbi, l'ho conosciuto 20 anni fa qui in Israele, ho comprato da lui il libro. E ha raccontato, vedi che Dio ci fa incontrare dopo 20 anni che io non ti conosco e già quanti mesi ti conosco adesso e non ho saputo che tu sei quel David Gerbi che ho comprato il tuo libro, c'ho la tua firma, David Allegra Guetta Guta David Gerbi. Ya Rabbi. Non lo posso sapere questa cosa, come è successo. Ness dal Dio. Perché io ti voglio adesso così, come il mio figlio. Ti voglio bene, 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 bene. Non puoi immaginare. Che fuldi. Anch'io come perché una madre. Mi ha fatto bene. Mi ha dato un po', non so, sollievo. Jabni l'kbuk buia urizu. Jabni buia po. Ha messo il suo nome. A Roma, anche a sei così, anche ha fatto il Kaddish a Roma, al Betacneset. Che Nes, cosa ho fatto io al mondo per sapere prima che vado al mio mondo di essere allegra a sapere che il mio padre è vicino a me, qui con la mia madre, a fronte a me. Ogni giorno lo vedo, non lo posso dimenticare mai. Fino all'ultimo giorno. Ma tu quello che hai fatto per mio padre, non c'ho parole. Non posso, non so cosa dirti. Cosa, che preghiere posso fare per te? Ya Rabbi. Giorno e notte io dico a David Gerbi, Rabbi Chalik, inshallah, amak maddok al-hasra. Dio ti benedica, ti dà tutta la salute del mondo. Quello che hai fatto per me, mai non lo dimentico, perché tu fai per tutti, non solo per me, ma io lo sento, ognuno sente il suo, la sua storia, la mia storia che io. Sai quando ho combattuto per avere una foto di mio padre a Oriuda o in qualche posto? Oriuda sono vegliacchi, non hanno preso, che io pago ogni anno. Gli ho detto pago quello che volete, mettete la foto di mio padre qui, voglio vederla, almeno non c'è tomba.
che sarà una foto sua con nome o un qualche posto. E poi sono venuti da Yad Vashem qui, perché io sono socia con Yad Vashem, e l'hanno presa. E si trova a Yad Vashem. Dopo Yad Vashem si trova il nome di Vittorio Naim a Roma, al cimitero, in quelle marmi scritto il suo nome. Rapide. Il suo nome primo ha fatto il Kaddish nel Betacles di Roma. Tutto il mondo, per me è tutto il mondo, perché non c'ho parole di dire, di ringraziarti, signor David Gerbi. Eli milim, bemet bivrit, ani omeret, ubelarbir, kolel, kahna likil trabelsia. Rabbi khalik, winjik, wibad l'hem alik, ya Rabbi. Inshallah amrak, madduq al-hasra. Amen, amen. Rabbi mirba al-nes. Dima tkun felice, sempre sarai felice, contento. O amrak merle ba'alik adwan. Amen. 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 Amru metgalbu alik adwan, o hatta l'mdina b'tana. Amru metgalbu alina adwan. Ya Rabbi, nijji am Israel, dove che si trova? In tutto Amen. Il mondo. Guarda David Gerbi, ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, molto bene. Un abbraccio. Grazie. E vieni in Israele, che raccolgo come il mio figlio. Amen. Dio ti aiuterà in tutte le tue strade. Amen. Olam lo ti takka, come shatta amarta. Inshallah skuni kif il hadith, amak la tsawji wala tihna, non mi ricordo. Quello lo diceva mia mamma, mi diceva emshi marab bskhaykh la chdada la chtakh. E Rabbi yatek sahha kif il hadith, la chtakhta la chbid. Così, grazie. Tutto questo è vero, tutto è vero, e tutto sarà per te. La felicità e la bontà di Dio te la darà sempre. Grazie. Sempre sarai felice. Ti abbraccio di mio cuore e grazie. Per tutto quello che hai fatto per mio padre. Okay. Questo è il mio desiderio nella vita. Ti vogliono fare tutti quanti un applauso. Facciamo un applauso. David. Se mi permetti, scusa, davvero, scusa tanto se mi permetti, vorrei dire alla signora Allegra che mi ha... Faccio il giro e vado dentro. Vado più avanti. Grazie, Lucky Nahum. Dopo devo dare la parola. Per piacere potete levare l'audio adesso. Grazie, molto gentile. Sì. Grazie a lei, grazie a lei. Adesso Simone voleva dire una cosa, magari lo facciamo alla fine, Simone, o adesso. David, volevo solamente fare i grandissimi complimenti. Mi ha scritto stasera. Perché veramente mi ha ricordato, e io l'ho scritto anche nella chat adesso che voi leggerete, mi ha ricordato tantissime, ma tantissime cose che mamma diceva della loro vita, di Giado, di quello che hanno passato, ma veramente mi ha commosso perché mi sembrava di sentire mia mamma. Ok, grazie Simone. Grazie. Io sono diventata mamma di centinaia di persone. Sai una mamma bene. Tutti vogliono essere i miei figlioli. Sei una mamma di Israele. Sono la mamma di Israele. Grazie. Adesso diamo la parola finalmente al professor Romani Maurice. Prego Maurice Romani, sei invitato, ci senti? Sì, ti sento. Buonasera, Maurice Romani, ho fatto prima la presentazione, il nostro più grande esperto vivente fino a 120 anni in buona salute, Amen. Se Dio vuole,
Adesso abbiamo proprio lo storico, il professore che racconta in maniera oggettiva proprio la storia e non le memorie o i ricordi. Quindi è con grande onore che ti invito a istruirci, a raccontarci, a illuminarci. Grazie Maurice Romani. Professor grazie Maurice David, Romani. Grazie David, e grazie per l'invito e grazie per tutto questo che stai facendo. L'Shem Shamayim, che è una cosa meravigliosa. Sentire queste storie, veramente c'è da scrivere senza fine. Ma io dovrei dire già all'inizio, scusate il mio italiano, perché dall'età di 20 anni, quando entrai all'università negli Stati Uniti, ho usato più l'inglese che altro, sia nel parlare che nel scrivere. Allora, l'intervento l'ho chiamato la comunità ebraica libica, breve ricognizione storica fino al 1967. Questa sera voglio occuparmi della storia degli ebrei di Libia, passando in rassegna alcuni momenti storici che ritengo importanti. Mi riferisco soprattutto al periodo moderno, dall'arrivo dell'Italia in Libia e nel 1911 fino al 1967. Parliamo di una piccola comunità, ma più che faccio ricerca, che ho incominciato ancora il mio primo anno all'università, già andando dai archivi americani sulla Libia, sugli ebrei di Libia, immagina a 20 anni, avete capito, e una comunità piccola ma di lunga storia e anche importante. Ci sono quindi molte aree che per brevità non potrò coprire a fondo, ma chi intende documentarsi meglio potrà consultare il mio libro Gli ebrei di Libia, che è stato pubblicato in italiano, tradotto in italiano dall'inglese nel 2015 ed è uscito l'anno scorso in inglese di nuovo in una nuova edizione aggiornata con un importante capitolo sulla deportazione degli ebrei di nazionalità francese e tunisini nei territori francesi del Nord Africa nel 1942. E tra questi era la mia famiglia e anch'io, piccolo. Incomincio con le origini della Libia. Per quanto riguarda le origini, dirò che il termine Libia deriva dal nome Libu, è usato dagli antichi greci per menzionare il Nord Africa. Gli ebrei di Libia vivono lungo la costa e sono divisi in due province, Tripolitania e Cirenaica. Non è chiaro quando risale il primo insediamento ebraico in Libia. Ci sono reperti archeologici che risalgono ai Fenici, altri che risalgono al tempo della distruzione del primo tempio nel 586 avanti Cristo. Altri ancora appartengono al IV secolo avanti Cristo, con un insediamento in Cirenaica e poi in Tripolitania di ebrei portati da Tolomeo Lago d'Egitto. La storia degli ebrei in Libia fino all'arrivo degli italiani nel 1911 non è molto documentata. Vediamo però che in epoca romana la comunità ebraica si solleva contro i romani per ben due volte senza successo. Anche nel periodo successivo, quello della conquista musulmana, le poche informazioni ci parlano di continue lotte tra arabi e berberi che non consentono agli ebrei di prosperare. Più tardi il dominio dell'Almohadi in Nord Africa tra il XII
e il XIII secolo sconvolge molte comunità ebraiche, incluso quelle libiche. A partire da questo momento e fino all'esplosione dalla Spagna nel 1492, le fonti tacciono. Quando gli ottomani conquistano la Libia nel 1551, la comunità ebraica soffriva economicamente e culturalmente, ma guide spirituali dal lontano Marocco, dalla Turchia, dalla Palestina, da Salonica, vengono ad assumere la guida degli affari sociali e spirituali. Verso la fine della presenza ottomana, la comunità può vantarsi di un elenco di decine di rabbini, giudici rabbinici e rappresentanti alla corte imperiale che assumono ruoli importanti di guida della comunità anche in senso religioso e culturale. Questo ho sentito che anche dalla nostra comunità a Bengasi, che uno dei miei antenati era rappresentante alla porte della Turchia o dell'impero ottomano. La comunità è ben organizzata, ha numerose sinagoghe, yeshivot e luoghi di studio, ma ciò non vuol dire che i rapporti con i musulmani siano buoni. Anzi, i librei si trovano sempre più vittime di incendi, furti, saccheggi e tentativi di omicidio, perché le autorità locali agiscono in modo arbitrario violando le leggi delle autorità centrali ottomane. Agli inizi del XX secolo, gran parte della popolazione ebraica libica viene definita tradizionalista e povera, assistita dalle istituzioni della comunità, dalle tasse imposte sulla carne kasher, dalla vendita del mitzvot nelle sinagoghe, oppure dalle donazioni degli ebrei benestanti. La popolazione di Tripoli vive all'interno di quartiere ebraico Lahara, in precarie condizioni economiche e sociali. Esiste però anche una ristretta minoranza di ebrei di nazionalità straniera, come italiani, olandesi, spagnoli e austriaci, e di ebrei locali che subiscono l'influenza della cultura europea. Ed è così che si manifestano tensioni all'interno della comunità ebraica, proprio tra questi due gruppi, tra un atteggiamento da tradizionalista ed uno modernista, che non portano però a nessuna riforma, nemmeno in campo educativo. Qui ho altre storie che i rabbini non volevano, ma questo è un altro soggetto. A questo si aggiunge il deterioramento dei rapporti tra ebrei e arabi, soprattutto per il crescente influsso economico degli ebrei libici che hanno assunto il nuovo ruolo di mediatori tra arabi ed europei, in particolar modo nel settore del commercio. Come diceva qualcuno prima, Mehabunash, sì, sempre è stato così. E anche oggi con la decisione dell'apartheid, che noi siamo apartheid, va bene, c'è gente in quei organizzazioni che sono ciechi. Nel 1903, 14.000 ebrei vivono a Tripoli e circa 2.000 a Bengasi, la seconda città del paese. Altri 4.480 abitano nelle città vicine. Quando l'Italia entrò in Libia nel settembre 1911, gli ebrei sono i primi a congratularsi del cambiamento. Considerano l'occupazione una via per uscire dal controllo arabo, ma anche un'opportunità di riformare e modernizzare la comunità. Questo che ci interessa di più adesso è la colonizzazione italiana
e questo io vado a dividerla in fasi. E la prima è la colonizzazione italiana 1911 fino al 1922. La seconda sarà sulla Seconda Guerra Mondiale. L'artefice dell'ingresso degli italiani in Libia è Giovanni Giolitti. Siamo nel 1911. Spinto da pressioni interne di tipo nazionalistico, deciso a non lasciarci sfuggire la possibilità di avere una colonia a pari delle altre potenze europee. La Germania aveva mire sul paese. Giolitti entra in guerra contro l'impero ottomano in decadenza. La guerra incontra resistenze, si protrae con alterne vicende fino alla conquista delle isole greche del Dodecaneso. L'impero turco, sconfitto nel trattato di pace del 1912, deve accettare la perdita della Tripolitania e della Cirenaica. Il Fezzan, la zona meridionale della Libia, è la terza provincia della nuova colonia. La colonia conta all'epoca 523.000 abitanti, mentre a Tripoli vivono 29.000 persone. La comunità ebraica in Libia è a quel punto composta da ebrei italiani o di origine italiana, da ebrei libici e da ebrei con nazionalità straniera. Nel suo complesso la comunità ebraica non è favorevole al governo musulmano ed alcuni ebrei facoltosi hanno persino aiutato gli italiani al momento dello sbarco nel paese. D'altro canto, le autorità coloniali italiane, appena insediati, mantengono un atteggiamento ambiguo nei confronti degli ebrei. Da un lato non vogliono scontentare la maggioranza araba, dall'altro intendono trarre vantaggio dalle capacità economiche degli ebrei. Danno quindi precise istruzioni di non manifestare alcun tipo di preferenza per gli ebrei, trattandoli, in parentesi, con fermezza ma non duramente. Fine di parentesi. Il problema dell'organizzazione delle istituzioni religiose degli ebrei si pone immediatamente. Questo è dovuto al fatto che gli italiani vedono negli ebrei libici una comunità non del tutto dissimile da quella della madrepatria, mentre mantengono la maggioranza musulmana come un'entità fondamentalmente straniera. Le autorità italiane vogliono portare civiltà, occidentalizzazione e laicizzazione agli ebrei di Libia, che tuttavia non sono tutti entusiasti dell'ingerenza esterna nella loro vita tradizionale. Pensiamo ai tradizionalisti che non vedono di buon occhio l'istituzione della domenica come giorno festivo. Il rapporto tra comunità ebraica ed autorità coloniale si logora tra la ricerca di protezione e di modernizzazione da parte degli ebrei, di equidistanza e di laicizzazione da parte delle autorità italiane. Quando scoppiano nel 1914 le rivolte anti-italiane, fomentate dalla Turchia e dalla Germania, la comunità ebraica libica si trova presa nel mezzo. L'Italia si trova coinvolta nella prima guerra mondiale e non ha forze né interesse a impegnarsi sul fronte libico. La rivolta si spegne solo nel 1922. Il Fezzan viene riconquistato solo nel 1930. Il sionismo, che aveva fatto la sua prima apparizione in Libia agli inizi del secolo, assume
nuova importanza durante il periodo coloniale italiano. Nel 1912 a Tripoli viene fondata un'organizzazione sionista guidata da Elian Haisi, che vuole combattere l'assimilazione ebraica e ha un programma attento alle esigenze commerciali comunitarie locali. Manifesta anche un atteggiamento molto vicino all'Italia, che al momento della firma della dichiarazione di Balfour del 1917 si era dichiarata a favore della ricostruzione di un focolare ebraico in Palestina. La stampa araba si inserisce in questo nuovo slancio dell'attività sionista e di ripresa del tema della Palestina, contribuendo allo scoppio di rivolte anti-ebraiche a Tripoli e a Bengasi nel 1920, analoghe a quelle verificatesi in Palestina. Ma le autorità coloniali italiane sono pronte e decise nella risposta, non lasciando che si giunga allo spargimento di sangue. Fino al 1922 non abbiamo notizie di altri fenomeni anti-ebraici, il che vuol dire che l'attività sionista non disturba la comunità musulmana, oppure che il controllo delle autorità italiane riesce a prevenire lo scoppio di incidenti. Il dedicato rapporto tra le autorità coloniali italiane e la comunità ebraica libica è destinato a mutare dopo l'ascesa al potere di Mussolini in Italia. Adesso vado alla seconda fase, la colonizzazione italiana tra il 22 e il 1940. Abbiamo visto che i primi anni del governo fascista sono impegnati nella repressione della ribellione araba fino al 1932, quando tutta la colonia viene unificata sotto il dominio italiano. Nel 1931 abbiamo il primo censimento in grado di fornirci dati certi sulla comunità ebraica libica. Gli ebrei formano il 3.74% della popolazione libica complessiva. Parliamo di 25.103 ebrei, di cui il 62.3% vive a Tripoli e l'11% vive a Bengasi. In maggioranza si tratta di ebrei libici con una minoranza di ebrei italiani e con cittadinanze straniere. Questo tipo di composizione della comunità si mantiene grosso modo inalterata lungo tutto il corso del dominio fascista in Libia. Guardando a grandi linee la presenza fascista in Libia, possiamo distinguere tre periodi. Il primo dal 22 al 38, ovvero fino alla promulgazione delle leggi razziali. Il secondo dal 1938 al 1940, quando le leggi razziali vengono applicate. Il terzo, che va dal 1940 al 1943, con il coinvolgimento italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Volendo riassumere l'atteggiamento generale del fascismo nei confronti degli ebrei in questo primo periodo, possiamo dire tre cose. In primo luogo, Mussolini, ancora impegnato fino al 1932 nella pacificazione della colonia, non vuole avere problemi con la minoranza ebraica. In secondo luogo, Mussolini vuol fare della Libia una risorsa economica produttiva e quindi intende ingraziarsi la maggioranza musulmana senza urtare la minoranza ebraica. Terzo, l'Italia vuole regolarmente la vita ebraica attraverso
No, voleva regolamentare la vita ebraica attraverso il controllo delle istituzioni, nominando un rabbino capo, finanziando le scuole, eccetera. Volendo scendere in qualche dettaglio, possiamo dire che in questo primo periodo, fino al 1938, i rapporti tra comunità ebraica, autorità italiane e maggioranza musulmana non sono cattivi, ma nemmeno tranquilli. Ci sono dei disordini, ad esempio nel 1927 e il 1929, ma le autorità coloniali reprimono con efficacia ogni violenza contro gli ebrei. Quanto ai problemi interni della comunità ebraica, c'è quello della povertà e della laicizzazione imposta dalle autorità coloniali, che vuole sopprimere la festività del sabato. Il problema del sabato all'inizio riguarda gli studenti ebrei delle scuole italiane, ma si ripresenta con maggior forza quando Italo Balbo viene nominato governatore di Libia nel 1934. Nel 1935 il decreto di apertura dei negozi di sabato incontra la dura resistenza dei negozianti ebrei. Viene ribadito ancora nel 1936 e Balbo arriva ad annullare alcune licenze e fustigare pubblicamente due ebrei. Questo tentativo di eliminare il sabato, quando persino l'impero ottomano lasciava che gli ebrei seguissero le proprie pratiche religiose, non sappiamo se è dovuto all'antisemitismo o semplicemente è dovuto al tentativo di riprodurre in Libia lo stile di vita dell'ebraismo italiano. Comunque sia, mentre i musulmani non vengono toccati, agli ebrei si chiede di abbandonare comportamenti religiosi ben radicati. Il cambiamento di tono nella politica fascista avviene nel 1938 con le leggi razziali italiane. Non è questo il luogo per discutere dell'antisemitismo di Mussolini o del fascismo. Mi limiterò a dire che veniva considerato ovvio che queste leggi discriminatorie fossero applicate anche in Libia. Ma ora è proprio il governatore Italo Balbo a mostrarsi contrario alle leggi razziali. Balbo aveva ratificato le leggi che costringevano gli ebrei a tenere i negozi aperti il sabato. Sotto il governatore Balbo nel 1939, il giornale L'Avvenire di Tripoli aveva iniziato una campagna anti-ebraica, eppure è Balbo che si oppone al Duce sulle leggi razziali, sostenendo che gli ebrei sono una parte essenziale dell'economia libica. Il Duce nel 1939 replica fermamente a Balbo di applicare le leggi, ma questo accadrà completamente solo nel 1942, 3 anni dopo. La seconda guerra mondiale, del giugno 40, l'Italia entra in guerra. Balbo muore in un incidente aereo. Già nel settembre del 1940, Mussolini ordina l'internamento dei cittadini stranieri e di quelli considerati pericolosi, sospetti, nei campi di concentramento. Ma solo alcuni ebrei vengono rinchiusi, prima a Tajura e poi a Burat Lahsun. La Cirenaica, tra il 1941 e il 1942, cambia fronte ben 5 volte. Nel settembre 1941, Bastico, nominato governatore di Libia, chiede alle autorità della madrepatria l'autorizzazione allo sfollamento della popolazione straniera dalla Cirenaica. L'operazione è rivolta principalmente contro gli ebrei stranieri sospettati
di aver collaborato con il nemico del periodo in cui è la zona è stata sotto suo controllo. Ma le vicende belliche impediscono che la manovra, pur approvata da Mussolini, si realizzi fino al 1942. I primi ad essere deportati sono i cittadini inglesi. Alla fine del gennaio 1942, circa 300 ebrei di Tripoli con cittadinanza inglese sono inviati a Napoli su un cargo bestiame per essere poi condotti in tre campi di concentramento: Arezzo, Civitella del Tronto e Bagno Ripoli. Dopo l'armistizio del 8 settembre 1943, i tedeschi assumono il controllo diretto dell'Italia e la situazione degli ebrei peggiora enormemente. Il 28 ottobre 1943 le SS inviano gli ebrei libici del campo di Civitella del Tronto a Crocetta, vicino Chieti, per lavorare sulla linea del fronte lungo il fiume Sangro. Donne e bambini vengono lasciati indietro. 370 cittadini inglesi del campo di Civitella in quattro trasporti tra il gennaio e l'agosto 1944 vengono deportati a Bergen-Belsen. Il resto viene invece mandato al campo di Fossoli vicino a Carpi. Nel maggio del 1944 anche questo gruppo viene deportato in Germania. Quando i primi libici raggiungono Bergen-Belsen, le condizioni dei prigionieri erano ancora sopportabili, ma peggiorano rapidamente fino a diventare un inferno. Il novembre 1944 il campo viene liberato e la maggior parte dei prigionieri trasferiti nel campo di prigionia di Biberach-Riss nella Germania meridionale al confine svizzero. Il 4 aprile 1945 il campo viene liberato dall'esercito francese e i prigionieri trasferiti a Bari per essere rimpatriati verso Tripoli. Un altro gruppo di ebrei libici viene trasferito a Bergen-Belsen nel gennaio del 1945 e portato al campo di prigionia inglese di Wurzbach, anche esso nella Germania meridionale. Tra luglio e agosto 1942 tocca ai cittadini francesi e tunisini. Circa 1.800 ebrei vengono evacuati dalla Cirenaica e poi dalla Tripolitania, 1.800, per essere rimpatriati nei territori francesi del Nord Africa, Tunisia, Algeria e Marocco. In Tunisia, durante l'occupazione diretta del paese da parte dei nazifascisti, tra novembre 1942 e maggio 1943, gli ebrei libici subiscono bombardamenti, vessazioni, discriminazioni e violenze al pari degli ebrei tunisini. Causa anche l'ostruzionismo del governo militare inglese che controlla la Libia dopo la fine della guerra. Questi ebrei non possono far ritorno in Libia fino alla fine del 1944. Sempre nel 1942, gli ebrei con cittadinanza libica, circa 2.537 persone, vengono trasferiti dalla Cirenaica nei campi di concentramento della Tripolitania, Jado, Jefren e Gharian. Il campo di Jado, dove muoiono 562 persone, e abbiamo sentito le cose da non credere che è stato fatto da gente italiana. E allora, dove muoiono 562 persone di fame e tifo, viene liberato dagli inglesi, come ha detto Angela, il 24 gennaio 1943. Ma i deportati non possono far subito rientro in Cirenaica, viste le precarie condizioni di salute. Come anche ha menzionato Angela in dettagli. Allegra.
Allegra. Per gli ebrei di Tripolitania la situazione è diversa. Solo chi ha cittadinanza francese o inglese viene deportato dalla Libia assieme agli ebrei di Cirenaica. Gli altri ebrei con cittadinanza libica, nel caso specifico gli uomini tra il 18 e i 45, vengono mobilitati e inviati ai campi di lavoro di Sidi Azaz, un migliaio, mentre 370 ebrei vengono mandati al fronte al campo di Bukbuk, vicino Tobruk, per lavorare alle linee di comunicazione. Altri ebrei abbandonano Tripoli verso l'interno per sfuggire ai continui e distruttivi bombardamenti degli alleati. La comunità ebraica libica si disgrega. Le organizzazioni ebraiche vengono chiuse perché accusate di collaborazionismo. Il 17 dicembre del 1942 le leggi razziali del 1938 vengono completamente applicate in Libia. Ma è già tardi. La Cirenaica era già stata conquistata dagli inglesi nel novembre 1942. E il 23 gennaio 1943 gli inglesi conquistano Tripoli. Vado adesso al dopoguerra e l'immigrazione in Israele, già che abbiamo parlato tutte queste settimane anche sulla immigrazione in Israele. Gli inglesi che liberano i campi di concentramento in Libia nel 1943 si trovano di fronte a una popolazione malata e stremata. Trasferiscono le persone nelle vicinanze dei campi per nutrirle e curarle prima di riportarle a gruppi verso le loro case. L'American Joint Distribution Committee finanzia queste fasi di assistenza. Il Joint si occupa anche nel ripatrio degli ebrei libici dai territori francesi del Nord Africa, finanziando l'intera operazione. Infatti questi capitoli, professor De Felice, che ero in contatto con lui quando scriveva il suo libro, hai capito, eravamo in corrispondenza, non è entrato tanto nel libro di De Felice. E come hanno le recensioni del mio libro, quelle che hanno detto in queste recensioni, che il mio libro va oltre il professor De Felice, il libro del professor De Felice. E come si vede qui da questo riassunto, diciamo, già si può sentire. Allora, l'occupazione inglese significa per gli ebrei libici la fine della guerra, ma anche dell'inferiorità morale e giuridica alla quale li avevano sottoposti le autorità italiane. La comunità ebraica si trova in condizioni economiche, sociali e psicologiche deplorevoli e saluta gli inglesi come liberatori, che non dura troppo lungo. I rapporti tra ebrei e musulmani in Libia invece si deteriorano dopo la guerra, almeno a partire dal 1944. Il peggioramento della situazione economica, la ripresa del nazionalismo libico e l'aumento dell'inflazione che contribuisce all'impoverimento sono alcune delle cause che ho trovato del mutamento della situazione. Sicuramente l'amministrazione inglese si dimostra indifferente e poco sollecita ad intervenire su questi problemi. Le fonti arabe parlano di un crescente fastidio della popolazione nei confronti dell'attività sionista della comunità, in forte ripresa dopo la fine della guerra e delle libertà che gli ebrei avevano goduto durante il colonialismo italiano. Niente di tutto questo lascia comunque presagire quel che si verifica tra il 4 e il 7 novembre 1945.
A Tripoli, quello che sembra uno sporadico caso di violenza anti-ebraica si trasforma in un vero e proprio pogrom organizzato contro il quartiere ebraico. Gli arabi saccheggiano e uccidono senza che nessuno li fermi. Le autorità britanniche rimangono inerti per 2 giorni. Dopo il loro intervento, una volta cessate le violenze, si contano 130 persone uccise, uomini, donne e bambini. Il quartiere ebraico è devastato e saccheggiato, le violenze si diffondono anche in altre località del paese. Anche lì saccheggi, morti e feriti. A quel tempo il capo del governo inglese, Blakely, era in Cairo e non poteva tornare, dicono. O ha rifiutato di tornare. Gli ebrei rimasti senza tetto ancora una volta sono costretti a vivere in campi per rifugiati, dipendendo completamente dagli inglesi e dalla comunità ebraica. La comunità, a mesi di distanza dall'accaduto, stenta a riprendersi malgrado l'aiuto internazionale. Senza voler indagare i motivi dell'accaduto, se si sia trattato di inefficienza da parte dei britannici o di negligenza intenzionale, quel che ne risulta è la fine delle speranze degli ebrei nei confronti delle autorità di occupazione. Entrambi le autorità religiose, il mufti e il rabbino, sono scioccati da quello che è accaduto e dalla rottura dei rapporti tra ebrei e musulmani in Libia. Gli arabi, da parte loro, fin dal 9 novembre, tentano di ricucire questi rapporti. Il mufti pronuncia una fatwa con cui condanna le atrocità commesse e chiede che si riprendano normali relazioni tra le due comunità. La comunità ebraica libica in 2000 anni di storia non aveva mai vissuto atrocità del genere. Ma non è l'ultimo episodio. Il 2 giugno del 1948 la storia si ripete. Le cause sono più complesse: da un lato il nazionalismo arabo che prende piede, dall'altro la questione della Palestina, che comincia ad aprirsi fino dalla risoluzione dell'UNO del 1947, che sancisse la spartizione della Palestina e infine il sionismo, che acquista sempre maggiore importanza nella comunità ebraica libica. L'apice si raggiunge con la creazione dello Stato di Israele il 14 maggio 1948. Il 12 e il 13 giugno 1948 un pogrom devasta il quartiere ebraico di Tripoli. La polizia britannica interviene solo dopo 2 o 3 ore e riesce a contenere lo spargimento di sangue. Ma questa volta gli ebrei stessi che organizzano l'autodifesa. Fin dal 1945 Israel Gur, emissario del Palmach in Libia, aveva addestrato gli ebrei usando le tattiche di difesa utilizzate in Palestina. Gli arabi che penetrano nel quartiere Bab el-Hurriya trovano ad accoglierli gruppi di ebrei armati e devono ripiegare verso quartieri più facilmente attaccabili. Alla fine, almeno 14 ebrei vengono uccisi. Non si contano i danni, i feriti, i 1.600 persone senza tetto. Gli ebrei perdono ogni speranza di ristabilire una relazione normale con la popolazione musulmana. Israele diventa l'unica soluzione. Molti emigrano illegalmente nei primi mesi che seguono il pogrom. Alla fine l'Inghilterra, sottoposta a varie pressioni, dal febbraio del 1949 autorizza l'emigrazione illegale dalla Libia verso Israele. Il 5 aprile 1949 cadono tutte le restrizioni.
tra aprile e ottobre del 1949, 8.457 ebrei emigrano verso Israele. Dal mese di ottobre 1949 il flusso di immigranti organizzati dall'American Jewish Distribution Committee raggiunge le 3.000 persone al mese. Gli ebrei della Cirenaica sono i primi a partire, seguono gli ebrei dell'interno. Nel 1950 l'unica grossa comunità a rimanere è quella della Tripolitania, che comincia a svuotarsi a partire dalle piccole comunità attorno a Tripoli, talune delle quali cessano di esistere. Alla fine di marzo 1950, quasi 10.000 ebrei di Tripoli hanno già lasciato il paese. Il flusso continua a tal punto che entro il 1951 quasi 30.000 ebrei hanno abbandonato il paese. La paura, l'insicurezza, le violenze, ma soprattutto la povertà sono le cause di questa emigrazione di massa. Tra il 1948 e il 1952, 32.000 ebrei abbandonano la Libia per Israele, partendo prima via Italia e Tunisia su battelli, in un secondo tempo su navi israeliane come la Muledet, Herzl, Azmaut, eccetera. L'agenzia ebraica manda in Libia gli emissari per organizzare le migrazioni illegali. Gli inglesi consentono alle navi israeliane di attaccare nei porti libici e di far imbarcare, specialmente di Tripoli, e di far imbarcare gli ebrei che abbiano fatto richiesta di partire con tutti i loro beni, i loro averi. Per questi 12 navi che sono venuti a prendere, venuti dalla Tripolitania, perché quando i Bengasini hanno detto ma anche noi vogliamo partire, dice ah, se volete partire, questi emissari viene a Tripoli, noi non possiamo mandare anche navi anche per Bengasi, venite a Tripoli, così potete conoscere perché gli ebrei libici si chiamano Tripolini in Israele, perché tutte le navi che sono venute sono di Tripolini. Immagina quell'impiegato a Haifa e dice, vedi un po', un'altra nave tripolina, un'altra nave tripolini, sono tripolini, allora i libici sono diventati tutti i tripolini. Nel 1952 la Libia raggiunse l'indipendenza e la situazione degli ebrei peggiora. Qualche esempio può illustrare la situazione. Tanto per finire, la Libia entra a far parte della Lega Araba nel marzo 1953, e la conseguenza è che su tutti i passaporti degli ebrei vengono stampate le lettere ebreo libico, iudi libi. Nel 1954 non vengono più rilasciati i passaporti agli ebrei, ma solo permessi di transito temporaneo. Nel 1953 viene chiuso il circo Maccabi di Tripoli, nel 1954 è il turno degli uffici del rabbinato. Nel 1958 il governo scioglie il consiglio della comunità ebraica e lo sostituisce con un commissario arabo che rimane in carica fino all'espulsione degli ebrei rimasti in Libia nel 1967. Vorrei a questo punto abbozzare il quadro della comunità ebraica libica allo scoppio della guerra dei sei giorni nel 67, che ha provocato l'esodo finale degli ebrei di Libia, che ha interessato circa 5.000 persone, che sono state letteralmente evacuate verso l'Italia. Darò solo alcuni cenni di questo evento cruciale. Credo che molti di voi l'abbiamo vissuto in prima persona e quindi non occorre entrare troppo nei dettagli. Dopo il 1950, come dicevo, rimangono circa 5.000 ebrei in Libia. Le cause della loro evacuazione forzata nel 67 verso l'Italia sono radicate nel progressivo deterioramento dei rapporti tra ebrei e musulmani dopo la nascita dello Stato indipendente di Libia nel
52. Il nazionalismo arabo, l'adesione della Libia alla Lega Araba, un atteggiamento anti-israeliano molto marcato, raggiungono l'apice con la guerra dei sei giorni. Gli ebrei, sottoposti a minacce e violenze, vivono in un clima irrespirabile. La situazione precipita rapidamente. Nel giugno 67, in un brevissimo lasso di tempo, vengono letteralmente prelevati dalle loro case e a bordo di aerei, di navi, con poco bagaglio e pochissimo denaro, raggiungono l'Italia. Gli ebrei libici giunti in Italia trovano numerose istituzioni ebraiche pronte ad assisterli. Non solo il Joint, ma anche la HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society, e poi la Deputazione Ebraica di Assistenza e la Comunità Ebraica Romana si occupano di rispondere alle esigenze di persone che sono arrivate senza risorse. Bisogna trovare luoghi di accoglienza, quindi le istituzioni romane iniziano una trattativa col governo italiano che sfocia nell'identificazione dei campi di Latina e Capua. Bisogna organizzare l'assistenza sanitaria che viene fornita dall'OSE, Organizzazione Sanitaria Ebraica, con l'assistenza del Joint. Dopo il primo periodo di emergenza, lasciati ormai i campi, i due maggiori problemi che la comunità ebraica libica deve affrontare sono quelli del recupero dei beni rimasti in Libia e dell'acquisizione della cittadinanza italiana. Se la cittadinanza è ormai un problema risolto, gli ebrei libici non hanno invece potuto recuperare i propri beni né ricevere alcun indennizzo. Dei 2000 ebrei libici che sono rimasti in Italia dopo gli anni 60-70, troviamo a Roma un gruppo molto vivace, composto di persone di prima, seconda e terza generazione. Non so dove metterti, Davide, se prima o seconda o terza generazione, se così pur non avendo a disposizione analisi statistiche che ci forniscano i dati numerici necessari per misurare l'entità, mi sento comunque di dire che questo gruppo ha portato forze nuove alla comunità ebraica romana. Quello che sappiamo, come per esempio Davide Gerbi e altri, e quello che sta facendo adesso ultimamente, che spero che potrebbe anche spingere di più la comunità ebraica romana. Quello che sappiamo a grandi linee è che i servizi religiosi si sono estesi. La Kashrut, ad esempio, le scuole ebraiche, i gruppi di studio e i gruppi di studio. La consapevolezza dell'identità ebraica ne è uscita rafforzata. A distanza di decenni, la comunità ebraica libica dimostra una crescita economica non vista prima, mobilità sociale ed evoluzione culturale. Anche in questo caso la solidarietà familiare e le tradizioni ebraiche libiche sono riuscite a mantenere viva l'identità ebraica e di gruppo, ma come si poteva aspettare, il prezzo viene pagato dalla seconda e terza generazione. Mi riferisco all'assimilazione e al fatto che solo molto più tardi rispetto al loro arrivo si è verificato un avvicinamento dei libici nei confronti della comunità romana. Rispondendo a un modello sociologico molto noto che viene applicato ai gruppi di immigrati, la seconda generazione sta cercando di integrarsi nell'ambiente italiano e nella comunità romana. All'inizio invece avevano un elevato tasso di matrimoni con non ebrei, ma un fenomeno che ora sembra diminuito drasticamente. Gli ebrei libici, che erano giovani al momento del loro arrivo in Italia nel 1967 e chi vi è nato si stanno allontanando dalle occupazioni tradizionali dei loro padri,
potrebbe delinearsi un scenario in cui le nuove generazioni abbandonano la città e il paese di origine. Voglio dire che anche gli ebrei libici potrebbero non essere immuni a simili cambiamenti. Diamo ora anche un elemento sulla comunità ebraica libica in Israele. Tra il censimento del 1961 e quello del 1995, la comunità libica in Israele triplica i suoi numeri. Nel censimento del 1995, questa comunità diventa molto più vicina alla popolazione israeliana in tanti settori: composizioni familiare, dati occupazionali, istruzione, eccetera. Per quanto riguarda l'istruzione, nel 1995 il 17% dei maschi ha più di 13 anni studio, contro solo l'1.3% nel 1961. Se consideriamo la popolazione femminile, il dato è incredibilmente significato. Nel 1965 solo 0.4% delle donne aveva 13 anni di studio. Nel 1995, 30 anni dopo, la percentuale arriva al 21%, al 21.7%, mentre l'istruzione secondaria fino al diploma tocca il 73% tra le donne e il 72% tra gli uomini. Considerando il settore lavorativo, nel 1995 gli ebrei libici in Israele riescono ad occupare 265 categorie lavorative delle 294 complessive. 265 da 294. Passando a considerare il tessuto sociale, la comunità libica non ha subito crisi di valori o disgregazioni sociali grazie a due fattori molto importanti: la solidarietà familiare e la tradizione religiosa tipica dell'ebraismo libico. Entrambi questi fattori hanno contribuito a rafforzare l'identità degli immigrati nei primi anni dopo l'arrivo in Israele. Finisco per dire: lasciamo stare le previsioni a lungo termine. Quelle che mi sembra di poter prevedere a breve termine deriva direttamente dall'integrazione degli ebrei libici nella comunità di accoglienza sia a Roma sia in Israele. Voglio dire che accadrà, possiamo dire accade già, che alcune tradizioni ebraiche libiche continueranno ad essere tramandate, mentre altre verranno messe da parte per lasciar posto a quelle dei coniugi provenienti da altri gruppi etnici. È così che si conclude la saga di una delle più antiche comunità ebraiche del Nord Africa. Grazie, professor Maurizio Romani, e propongo un applauso per questo meraviglioso panel che è stato fatto. Grazie. La cavò dal professor Romani, che veramente ci ha illuminato, e finalmente si riesce a fare un'inquadratura di tutto ciò che noi abbiamo vissuto e che ci ricordiamo. Ha fatto ordine, come fa uno storico così preparato, che è stato detto che ha superato anche De Felice. Quindi grazie con questa conferenza. Se Dio vuole continueremo, e sappiate che è stato tutto registrato, quindi questo poi ci sarà anche nel link. E avete visto il libro Dalla coesistenza all'esodo, che è stato pubblicato nel 2015, quindi lo potete trovare, è molto consigliabile. E in più, se Dio vuole, uscirà anche un articolo e potrete anche vedere ciò che è stato detto. E di nuovo grazie professor Maurizio Romani, e grazie anche alle testimonianze di Allegra Gutta Naim, le testimonianze anche di
Rachele e Guetta Ventura, grazie alla testimonianza di Simcha Labi, grazie alla testimonianza di Sergio Sion Sasson, grazie alla testimonianza di Simone e Nassim Ruben. Volevo ringraziare tutti i partecipanti e, se Dio vuole, voglio darvi una buona notizia, che è stata organizzata per domani anche una conferenza con la Fondazione Einaudi, e a questa, diciamo, a questo incontro parteciperà l'ambasciatore Terzi, che è stato ambasciatore a Washington, Giulio Terzi di Sant'Agata, parteciperà, e lui è stato anche ambasciatore in Israele, sostenitore affettuoso. Lui è, sa tutta la storia dei pagani, Herbert Pagani, la madre, ecco. E anche ci sarà, se Dio vuole, proprio alla Fondazione Einaudi, e lui saremo insieme, noi due, e c'è anche un invito per voi, per coloro che, sapete, la Fondazione Einaudi è molto importante, è veramente la storia, e ci sarà la possibilità di entrare durante questa conferenza che faremo insieme a un moderatore che anche lui fa parte della fondazione, ed è poi quello che ha scritto l'intervista che mi è stata fatta, e ci sarà domani alle ore 19 italiane, e c'è anche l'invito a partecipare in presenza per le persone che sono a Roma, oppure si può anche partecipare via Zoom o via Facebook. Io dopo metterò il post per darvi la possibilità di partecipare, in maniera tale che sentiremo anche altre voci a questo riguardo. E anche l'ambasciatore Terzi è stato ex ministro degli esteri, con il quale abbiamo lavorato in quel periodo. Lui ha molto aiutato affinché io possa trovare anche i documenti che a me stanno molto a cuore sui certificati di nascita che servono per il rinnovo dei passaporti, e i certificati di morte che servono per ricostruire il cimitero e fare altre lapidi. Voglio darvi una informazione ulteriore, ti do poi la parola, Yoram. Voglio darvi questa informazione, che stiamo continuando con il progetto di portare avanti. Ci sono altre cose che oggi ho visto nella chat molto importanti. Mi chiedono dove, quando e dove, con Einaudi. Sarà domani sera alle ore 19, alle ore 19 italiane, 20 di Israele. E sarà una cosa differente, e volevo dirvi che oggi ho visto che c'è stato nel chat ci sono state una serie di interventi legati proprio al tema dell'educazione, l'educazione ai giovani e l'educazione alla storia, e ci siamo già attivati per cercare di fare qualcosa affinché la nostra storia non venga dimenticata, non sbiadisca, e non entriamo, almeno noi che siamo qua a Roma, non facciamo la stessa fine della scuola siciliana che c'era qua, che adesso è scomparsa. Quindi per noi le radici, l'identità, la liturgia, la storia della Shoah, i usi, i costumi, la lingua, anche il tipolino, il bengasino, tutto questo qua ci stiamo impegnando come associazione affinché non vada nel dimenticatoio. Ci sono anche delle persone interessate a sostenere. Qui ci sono delle persone veramente eccezionali e che stanno dando una mano con la massima serietà e professionalità affinché tutto questo accada, perché noi siamo gli ultimi ebrei di Libia. Ecco, domani, se Dio vuole, c'è questo, e poi verrete informati anche delle prossime attività. Ci sono progetti anche di un viaggio a Gerba, se si sblocca tutto, per andare a fare là quello che veniva fatto dai nostri cari. C'è il discorso del giorno
dei prof, il discorso di Yom Hashoah Ve'Agvura, insomma, tutto questo viene risvegliato. Ecco, volevo dirvi questo, e per coloro che vogliono, ci vediamo, se Dio vuole, domani sera. E ringrazio tutti quanti voi, e se Dio vuole ci saranno altre conferenze che già mi hanno proposto, di persone estremamente interessanti. Ecco, ringrazio. E volevi dire una parola? Sì, una parola col tuo permesso, Davide. Innanzitutto salutare il professor Romani, mi ha fatto molto piacere, e soprattutto mi è interessato molto la sua narrazione dal punto di vista storico, ma soprattutto anche le testimonianze della signora Allegra, di Simone, di tutti gli altri. Perché quando tu hai nominato Pagani, io sono proprio seduto in camera da letto, e qui dietro, questa qui, è un disegno che mi ha fatto Zichron Livraha a Tripoli, quando avevo 7 anni, proprio Herbert Pagani. Wow. È una fotografia fatta a china su un cartoncino di 1 metro per 1 metro che io tengo qui da diversi anni. Mia madre, quando ritornò a Tripoli per prendere un po' di cose dopo la fuga da Tripoli, portò arrotolato questa pergamena. Ecco, mi sono permesso proprio di portare, di interrompere per questo, e poi appunto dire che ho ascoltato soprattutto i fatti del pogrom del 45. Non so se il professor Romani sa che io sono uno dei figli di Marcello Ortona, che era direttore del Corriere di Tripoli proprio nel 1945. E quindi a lui arrivavano nella redazione del Public Information Office, della redazione, quelle buste gialle con scritto sopra top secret, very urgent, e dentro c'erano tutte le notizie del disordini di quel 4 novembre del 45 e tutti i nominativi delle prime vittime e di tutte le vittime che purtroppo, di cui abbiamo ascoltato più volte le testimonianze. E io ringrazio David Gerbi e tutta l'associazione Astrel. Mi piacerebbe prendere direttamente anche dei contatti con lei, professore, per dargli molte... Questo fu la rivista che uscì in tutta Italia, in tutte le edicole nel 97. Era il pogrom dimenticato del 45 di mio credo papà. Credo che dobbiate veramente mettervi in contatto. Sì, sì. Ci sono i numeri di telefono, siete entrambi nella chat, vi mettete in contatto e sono sicuro che sarà molto interessante per entrambi. Con piacere, perché io ho delle copie di questo giornale nel mio archivio. Perfetto, io vi dico che è importante che lo facciate. Mi rendo conto che adesso, inaspettato, proprio veramente inaspettato, abbiamo iniziato alle 8 e adesso sono le 10:30, che in Israele sono le 11:30 e 35, quindi è durata grazie a Dio abbastanza. Chiudiamo con questo bellissimo immagine col sorriso di Yoram da bambino con Herbert Pagani. Perfetto. Signori, vi auguro la buona notte. Se Dio vuole. Questi, vedi. Buonanotte. Va bene. Perfetto. Sì. Salve. Bene. Grazie, Davide. Allora, ci mettiamo in contatto. Grazie. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. A tutti. Buonanotte. Una bella simcha. Ci sono molte persone che io qua devo ringraziare, però non sapete che lista. C'ho qualcuno che mi ha addirittura vietato di ringraziare. Però aiuta. E poi c'è il sigaro di Jojo che non guasta. Ah, esatto, sì, va Davide, bene. Davide. Buonanotte Davide. A tutti. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. La Tov Mirushalayim. La Tov Los Angeles.
Ok. Ciao, dal deserto al Zoom. Ok, esatto. Grazie, grazie. Grazie. Ciao, Lucky. Ciao, Lucky. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.